bella ragazzi, quel ghiotto, siamo nel video appunto del nuovo allenatore della Juventus, che è Maurizio Sarri. Parleremo di quello, ma soprattutto di come sarà la nuova Juventus di Maurizio Sarri, come giocherà, i punti fondamentali. Allora, parto col dire che qui non stiamo vedendo la Juve di Maurizio Sarri, ma appunto c'è la formazione del Chelsea, poi vi spiegherò il perché. Ho lasciato, diciamo, passare un po' di ora, anche perché oggi pomeriggio, quando è uscita la notizia di Sarri, avevo ospiti in casa, quindi non potevo neanche fare il video. E poi, dato che il mio video è un video un po' elaborato, parlerò di tante cose, ci è voluto qualche ora, comunque qualche minuto per prepararlo. Ho lasciato sfogare tutti gli altri youtuber, so che avrete visto video di altri youtuber, video anonimi. Ragazzi, io ne ho visto qualcuno, ho visto degli spezzoni, video o che vanno contro Avsim perché diceva che arrivava Guardiola, o video in cui semplicemente Sarri ha tradito, chissà se farà bene, ma video che parlano di calcio vero non ne ho visti io sinceramente. E ditemi poi voi cosa ne pensate. Comunque oggi andremo a vedere come sarà la Juventus di Maurizio Sarri, o diciamo come potrebbe essere la Juventus di Maurizio Sarri, perché poi queste sono tutte ipotesi che io farò, ma analizzeremo anche proprio come giocava il Chelsea, i punti focali e appunto di come gioca Sarri, e quindi partiamo subito. Allora, avete visto la Juve di Sarri. Allora, questa è la formazione del Chelsea. La confronteremo appunto con la probabile, la possibile formazione che della Juve attuale, poi analizzeremo anche i partenti e gli obiettivi di Sarri. Allora, e nel Chelsea giocava con Kepa, portiere che si è rivelato un ottimo portiere, strapagato, e nella Juve troveremo appunto Szczęsny, quindi un portiere forse addirittura migliore, o comunque un portiere di ottimo livello, bravo con i piedi. E si dice poi che Sarri voglia un secondo portiere invece che Perin, ma lì poi ci arriveremo dopo. Quindi come portiere diciamo che penso che sarà, cioè sicuramente sarà Szczęsny il titolare. Poi Sarri, sappiamo, gioca col 4-3-3, la Juve comunque ha i giocatori per giocare col 4-3-3, ci ha giocato anche quest'anno, quindi sul modulo nessun problema. Allora, come terzino destro giocava con Azpilicueta, che è un terzino abbastanza difensivo. La Juve attuale, cioè se dovessero giocare adesso, ha Cancelo, terzino sicuramente molto più di spinta rispetto ad Azpilicueta, ma sicuramente anche più bravo, ok? Tecnicamente molto più bravo. Probabilmente Cancelo andrà via e al posto di Cancelo, ragazzi, sembra che possa essere uno degli obiettivi Isai. Allora, io non ci credo, mi sento di escluderlo, però Sarri è un grande stimatore di Isai. Certo che io non penso che la Juve vada a prendere Isai. Io come terzino di obiettivi a destra ho segnato solo lui. Non so poi se ci sono altri obiettivi, però sinceramente io mi sento di escluderlo. Però sono convinto che Sarri potrebbe richiedere Isai alla Juve e appunto di acquistarlo. Io non lo vedo come un upgrade, come un miglioramento, ditemi la vostra, però secondo me Isai non è il terzino giusto per questa Juventus. Quindi se rimarrà Cancelo, bene, avranno Cancelo e De Sciglio. Se dovesse andare via Cancelo, secondo me l'acquisto da fare è un altro, che però adesso io sinceramente non saprei chi potrebbe essere. Poi difesa, Sarri giocava con Luis e Rudiger, quindi un difensore diciamo più di impostazione, che nella Juve sarà appunto Bonucci, ok? E un altro diciamo che si occuperà più delle chiusure, della fase prettamente difensiva, che in questo caso era Rudiger, nella Juve sarà Chiellini. Quindi la difesa diciamo che è a posto, secondo me non ci saranno movimenti di difesa da parte della Juventus, a parte magari prendere un difensore di riserva, perché Cáceres e non verrà diciamo prolungato il contratto, quindi va in scadenza giugno, il 30 giugno, quindi secondo me potrebbe essere acquistato, dicono un ritorno di Benatia, non ci credo tanto, secondo me un difensore di secondo piano verrà acquistato dalla Juve. Poi Alonso, c'era Alonso come terzino sinistro appunto al Chelsea, giocatore che, ecco, secondo me la Juve potrebbe essere interessata Alonso a un costo più alto, probabilmente Sarri ha richiesto Emerson Palmieri, il giocatore comunque che era al Chelsea, che non ha giocato tanto, ma un giocatore anche in nazionale che l'abbiamo visto molto bene. Certo, c'è Sandro in quella posizione, anche lì Sandro in bilico, sì, secondo me Sandro è su un altro pianeta rispetto a Emerson, però c'è anche Spinazzola, quindi Sarri, secondo me, Spinazzola e Alonso sono anche due giocatori un po' abbastanza simili, comunque che sono più offensivi, ok? Sandro invece è più difensivo.
e appunto l'acquisto a sinistra che potrebbe succedere appunto Emerson. Poi a centrocampo appunto il Chelsea giocavano con Kanté, Jorginho davanti alla difesa e Matteo Kovacic, quindi due giocatori più di qualità, Jorginho e Kovacic e Kanté. E direi che il centrocampo della Juve in teoria è molto simile a questo, ipoteticamente il centrocampo titolare, perché troviamo Pjanic qua, che sì è in bilico perché se arrivasse un'offerta potrebbe andare via, e nel caso andasse via, secondo me Sarri richiederà proprio Jorginho, il nazionale italiano. Poi, al posto diciamo di Kovacic, ipoteticamente ci potrebbe essere Aaron Ramsey, appunto una mezzala comunque di qualità come Kovacic. Ramsey forse è più un giocatore che si inserisce rispetto a Matteo Kovacic, che è più un giocatore di manovra, però secondo me, ecco, sono Jorginho, Kovacic, Pjanic, Ramsey, comunque siamo lì. Poi Kanté più un incontrista, e nella Juve diciamo il Kanté lo può fare Matuidi, ok? Blaise Matuidi, certo, Kanté forse un'altra cosa, però ripeto, secondo me il centrocampo più o meno ha le stesse caratteristiche. Il centrocampo Pjanic, Ramsey, Matuidi ha più o meno le stesse caratteristiche di questo. Poi a centrocampo l'obiettivo sappiamo che è Milinkovic o eventualmente Pogba, due giocatori simili, ne verrà acquistato solo uno se verrà acquistato. Lì non c'è il caso neanche di aspettare l'allenatore che ti dica sì mi va bene Milinkovic, sì mi va bene Pogba, perché sono due giocatori di livello assoluto che penso che qualsiasi allenatore voglia allenare, quindi vedremo, vedremo al di là poi di Sarri, vedremo se la dirigenza juventina riuscirà a prendere uno dei due. In attacco io ho messo Giroud, potevo mettere Morata, comunque sono due centravanti di manovra e ragazzi nella Juve il centravanti di manovra c'è già, perché è Mario Mandzukic, ok? Mario Mandzukic è in bilico, infatti io l'ho messo tra i partenti con il punto interrogativo, perché si è parlato di una cessione di Mandzukic, però secondo me rimarrà perché è l'attaccante, secondo me, giusto anche per il gioco di Sarri. Poi vedremo Higuaín cosa farà, se rimarrà, perché sì che Sarri, a Sarri piace Higuaín, però anche al Chelsea non ha giocato, quindi vuol dire che è proprio in calo Gonzalo Higuaín. Come ali abbiamo Eden Hazard, quindi è come ala sinistra, che però è, diciamo, alla fine è destro Eden Hazard, quindi nella Juve troviamo Ronaldo, quindi direi che sulla sinistra non verranno secondo me effettuati acquisti, perché c'è Ronaldo, c'è Douglas Costa che sì, è un po' anche lì io l'ho messo tra i partenti con il punto interrogativo, perché la posizione di Douglas Costa è in bilico, ha fatto una stagione deludente, vedremo, però secondo me come ala sinistra non verranno effettuati acquisti da parte della Juve. E invece a destra appunto il Chelsea giocava con William, c'era Pedro e va bene. E nella Juve appunto c'è Bernardeschi, Bernardeschi che piace a Sarri, però secondo me a destra verrà, vedrete, verrà acquistato qualcuno. Si parla di Chiesa, secondo me non è il giocatore adatto per questo modulo, io ce lo vedo più in un Inter 5-2, io ce lo vedo più in un Inter di Conte, Chiesa, ok? Perché è un giocatore che lui va dritto per dritto, non è un giocatore che passa molto la palla, preferisce scegliere la soluzione individuale. Federico Chiesa l'abbiamo visto anche nella Fiorentina, e poi secondo me lui ha bisogno di più campo, quindi in un 3-5-2 secondo me può fare bene le due fasi e serve più corsa in quel modulo lì, qui serve secondo me più qualità, quindi io vedrei un altro giocatore rispetto a Federico Chiesa, però vedremo. Vedremo, secondo me qua verrà effettuato un acquisto. Allora, poi torniamo al discorso portiere, che ho lasciato un attimo in sospeso perché c'è Chelsea, ma sembra che Sarri voglia Reina, quindi vendere Perin e prendere Reina. Un'operazione che forse nella dirigenza juventina non lo so, io mi terrei Perin, però se Sarri chiede Reina comunque è un suo pupillo, anche se non vedo questa utilità, perché alla fine Reina farà sempre secondo, perché Chesney è nettamente più forte, però dicono Reina, io ripeto, non lo prenderei, però se Sarri vuole Reina, io penso che la dirigenza poi lo accontenterà. E comunque, tra i partenti appunto abbiamo messo Perin, Cancelo, Sandro, Pjanic, Mandzukic, Costa, Cuadrado, che probabilmente partirà anche, non ho nominato, Dybala, ok, tra i possibili partenti ho messo. Tra gli obiettivi appunto, Reina, Emerson Palmieri, Milinkovic, Pogba, Isai, Icardi, perché ripeto, davanti potrebbe avvenire un acquisto, perché bisogna vedere se rimane Higuaín, no. Se non dovesse rimanere Higuaín, chissà, Icardi, che è un centravanti un po' diverso da Giroud e Morata, meno di manovra, io non ce lo vedo tantissimo nel gioco di Sarri, però chissà, secondo me non andrà, perché Sarri secondo me preferisce un altro tipo di attaccante, però a
alla dirigenza juventina, secondo me Icardi intriga abbastanza, quindi vedremo. E Chiesa e Jorginho. Jorginho non se ne è parlato di Jorginho, ma è un nome che vi dico io, perché secondo me se andasse via Pjanic l'obiettivo numero uno sarà sicuramente Jorginho, perché l'ha voluto a Napoli, l'ha voluto appunto al Chelsea, ragazzi, quindi vuol dire che Sarri stravede per Jorginho. Ragazzi, questa era la mia analisi tattica, tecnica della formazione che potrebbe essere appunto di Sarri il prossimo anno, della Juve di Sarri. I tre punti del gioco di Sarri sono questi: il turnover, il possesso palla e il gioco in verticale. Perché? Il turnover, ragazzi, io voglio sfatare questo mito. A Napoli lui faceva turnover perché non aveva i giocatori e doveva farlo, non poteva farlo per forza, ok? Non faceva turnover, scusate, forse ho detto faceva turnover. Non faceva turnover perché non aveva i giocatori. Invece, nel Chelsea aveva i giocatori, ragazzi, se voi vedete i giocatori utilizzati nel Chelsea, lui li utilizzava perché appunto li aveva, quindi non è una cosa che Sarri gioca con 11 giocatori perché è una testa di cazzo, ma perché a Napoli era costretto a fare così. Quindi vedrete che nella Juve i giocatori ruoteranno molto. Possesso palla, perché il gioco sarà improntato sul possesso palla, quindi l'acquisto di Ramsey, anche se è avvenuto prima, comunque è un miglioramento, ok, da quel punto di vista lì, e potrebbe rimanere anche Pjanic, ma nel caso vi ho già segnalato appunto uno dei possibili acquisti, Jorginho. Il gioco in verticale, quindi secondo me il centravanti adatto, l'ho già detto ma lo ripeto, è tipo uno alla Giroud che è in scadenza, mi pare, quindi anche qua lo potrei segnalare come un possibile acquisto, o eventualmente Higuain o Mario Mandzukic, perché predilige Sarri un centravanti di manovra, perché il suo gioco è molto in verticale, molto più di quello di Allegri, e quindi secondo me è un attaccante come Morata, come Giroud, come Suarez, però non penso che arrivi, è l'ideale. Invece Icardi, gente come, adesso non me ne viene in mente altri, però gente come Icardi, anche come Ken, io non ce lo vedo nel gioco di Sarri. E niente, ragazzi, questo è il video, spero vi sia piaciuto, condividetelo, lasciate like, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, bella.